E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video in cui scarterò, aprirò insieme a voi questi due pacchetti postali. Vi anticipo già che non sono dei miei acquisti e vi dirò la storia appunto di ogni pacchetto. Partiamo da questo più piccolo che mi arriva dal mitico Rock Wayne, che forse conoscerete praticamente tutti. Se non lo conoscete vi lascio qui il canale sullo schermo. E intanto andiamo ad aprire appunto questo piccolo pacchetto postale. Se notate un po' di differenza della qualità video, ragazzi, purtroppo ho dovuto cambiare per questa volta la telecamera perché la prima telecamera non è disponibile per adesso, quindi scusate per la qualità un po' più bassa. Comunque andiamo a vedere un po'. Oh, ecco qui, nient'altro. Abbiamo il nostro combattino nella sua bustina e qui abbiamo un bigliettino. Leggiamo un po' cosa dice. Primo posto, ma che cosa è il motto di Rock Wayne? E quindi avete capito che questo è il mio premio per il suo contest che ha fatto un po' di tempo fa, e appunto ha messo in palio dei premi e io ho scelto questo qui, il combattino, che sarebbe una serie di personaggi che c'era in giro quando ero piccolo. Comunque andiamo subito ad aprire la bustina e vediamo chi si nasconde. Oh, abbiamo questo qui che non ho idea assolutamente di come si chiami, purtroppo non c'è il libretto dei personaggi, quindi eccolo qua, il nostro combattino tutto rosa. Siamo riusciti a metterlo a fuoco finalmente, quindi è questo soldatino insetto, insomma, con tanto di accessori, vedete qui ha due razzi sulla schiena e una pistolina qui in mano. Ragazzi, questa serie era fantastica, io ne ho già un altro, quindi adesso saranno in due e si faranno compagnia. Quindi ringrazio infinitamente Rock Wayne per avermi dato appunto questo premio e anche per avermi decretato appunto vincitore del suo contest. Grazie mille ancora, fantastico combattino. Comunque veniamo ora al secondo pacco, che è questo pacco bello grande. In questo non so assolutamente cosa c'è. Un ragazzo mi ha contattato sulla pagina e ha detto che mi avrebbe mandato questo pacco appunto via Corriere Espresso ed è arrivato. Quindi vediamo un po'. Intanto ringrazio anticipatamente, però vediamo un po' cosa si nasconde in questo pacco postale. Strappiamo senza complimenti e vediamo un po'. Oh, svuotiamolo qui sopra. Oh, e vediamo. Allora, abbiamo una scatola di Naruto, vediamo dopo cosa si nasconde. E quest'altro oggetto più piccolo, che cos'è? Ah, è una collana, eccola qua, di One Piece, praticamente questa collana, eccoci qua, della Sunny, fantastico. Ora lo apro in diretta, già che ci sono. Eccoci qua. Oh, ah, è fatta in due pezzi, il primo pezzo con il leone della Sunny e il resto è praticamente quello che circonda, appunto, cioè le ossa mo di bandiera pirata, diciamo. Fantastica collana in due pezzi. Eccola qua più nel dettaglio, ragazzi, davvero figa. Grazie mille per questo regalo. E poi abbiamo il pezzo forte, immagino che è questa, appunto, questa scatola di Naruto. Vediamo un po' cosa si nasconde al suo interno. La apriamo. No, fantastico! Questo è il kunai di Minato praticamente, Yondaime, il quarto Hokage, ragazzi, spettacolare! Guardate qua la lama dorata e il manico appunto in questo, diciamo, argento però opaco. Fantastico! Qui c'è una scritta giapponese che io ignoro ovviamente cosa significhi. Spettacolare! Ora io non so se lui sapeva che appunto Minato è praticamente il mio personaggio preferito di Naruto, magari vedendo qualche video, però ci ha azzeccato incredibilmente regalandomi appunto questo kunai. E appunto ci tengo a ringraziarlo, ha inserito anche questo bigliettino appunto nel pacco. Praticamente questa è la sua pagina Facebook, Il Nuovo Mondo, in cui lui vende anche questi gadget tipo questi. Quindi ragazzi, andate a fare una visita alla sua pagina Facebook, ve la lascio anche qui sotto in descrizione. È il minimo proprio che posso fare per ringraziarlo appunto per avermi dato questi regali. Ecco qua il suo biglietto, qui c'è tutto quello che serve. Comunque ancora grazie infinite, sono davvero uno meglio dell'altro. Magari questa collana, dato che io non uso collane, magari la trasformerò in un portachiavi. E questo kunai è semplicemente fantastico. Peccato solo che non tagli, quindi non potrò usarlo per aprire pacchi a meno che non lo voglia usare come punteruolo, però no, anche perché si rovinerebbe. Quindi è davvero un fantastico tagliacarte, fermacarte più che altro. Comunque, ragazzi,
Questo è il mio bottino di oggi. Abbiamo il combattino, un fantastico kunai di Minato e una spettacolare collana della Sunny di One Piece. E insomma, grazie mille a tutti e due, sia a Raccoon che al Nuovo Mondo per avermi mandato questi regali. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Lasciate come al solito il mi piace se il video vi è piaciuto, un commento come al solito per farmi sapere un vostro pensiero su questi oggetti, se vi piace qualcuno di questi. E scusate ancora per la qualità un po' strana del video. Comunque, ragazzi, per oggi è davvero tutto. Ciao da Ara e collezionate sempre.